La procura ha chiesto di nuovo l'archiviazione dell'inchiesta sulla tragica alluvione del 14 settembre 2015. Non ci furono responsabilità penali per la morte di Luigi e Filippo Agnelli e di Luigi Albertelli. Un marocchino è stato arrestato dalla polizia dopo aver sfondato la porta di una connazionale che lo respingeva ed averla picchiata. Poi ha accoltellato un passante che stava soccorrendo la donna in strada. Travo ha dato l'ultimo saluto a Leonardo Politi, ucciso da Maila Conti con una coltellata a Lido Adriano, in provincia di Ravenna. Il giudice ha respinto la richiesta di arresti domiciliari della donna. I canili di Piacenza e Monte Bolzone scoppiano. Nelle ultime settimane si è registrato un vero e proprio record di padroni che hanno rinunciato alla proprietà degli animali per andare in vacanza. Ottime trame di gioco nel primo tempo, ma l'ormai consueto calo fisico nella ripresa. Queste le due facce dell'amichevole di ieri del Piacenza contro la Pro Vercelli di Gilardino. Il vicepresidente Pighi annuncia due nuovi rinforzi. L'allenatore della Juniores del Carpaneto, Luis Centi, salva una bagnante in difficoltà in Trebbia. Ieri raduno della Bakery Basket, tutto nel TGL Sport.